La riserva naturale statale Gola del Furlo offre la possibilità di escursioni per conoscere sia le bellezze naturali sia il mondo delle api. Abbiamo deciso di abbinare un'escursione all'interno della riserva con la scoperta di questo mondo, il mondo delle api, questo mondo segreto e a volte non conosciuto. Questo perché all'interno della riserva sono posizionati degli alveari. Quindi, abbinando un'escursione ad un'attività didattica dove l'apicoltore spiega come viene prodotto il miele, ci è sembrata una cosa simpatica da far conoscere ad adulti e a bambini. Sono una produttrice di miele di Acqualagna, ho una ottantina di arnie, quindi di casette di api. Mando avanti questa attività con l'aiuto dei miei genitori, specialmente mio padre mi dà una grossa mano. La produzione parte da fine maggio fino ai primi di settembre, con le varie smielature, a seconda delle varie fioriture che ci sono qui in zona. Produciamo vari tipi di miele, a partire dal miele di acacia, che è il più tradizionale, quello che rimane sempre liquido, il più ricercato, il più pregiato, al millefiori, coriandolo, tiglio, girasole, vari tipi di miele. Abbiamo anche dei mieli con l'aggiunta di confetture, fragola, limone, frutti di bosco, e un nostro particolare è il miele di acacia con scaglie di tartufo bianco. Quali sono le caratteristiche del miele? È ricco di zuccheri, di vitamine. È un ottimo energetico sia per i bambini che per le persone anziane che sono un po' debilitate. Come funziona la vita dentro gli alveari? Praticamente sarebbe la casetta delle api. Troviamo l'alveare e la parte superiore che viene chiamata melario. E nella parte superiore in genere troviamo le api operaie, poi abbiamo l'ape regina che lei non lavora, abbiamo i fuchi che servono solo a fecondare la regina per produrre la covata. E le api operaie fanno parecchi chilometri per raccogliere appunto i vari polline e nettare che ci sono vicino alla loro casetta. E dopo che raccolgono, rientrano nella casetta e depongono nelle varie cellette che si trovano nel telaino. All'interno della casetta ci sono 10 di questi telaini così, pieni di api. Vedete qui la covata, questa qui sotto, questa è la covata, vedete qui? Questa è la covata. Mentre qui sopra c'è il miele e qui c'è anche un po' di polline. Quindi le api, le piccole, appena nascono, come nascono, hanno il miele da mangiare e hanno il polline. Successivamente noi, finita la raccolta, andiamo a prelevare il melario, che è la parte superiore appunto dove ci sono tutti i telaini, per portarli in laboratorio e procedere con la smielatura. Si parte da aprire le cellette che vengono opercolate dalle api, quindi che vengono chiuse. Abbiamo un'apposita macchina che taglia proprio l'opercolo e viene aperto. Successivamente viene passato in un banco di lavoro dove abbiamo un coltello e un'apposita forchetta che controlliamo che tutte le cellette siano aperte. E il passaggio successivo, questi telaini vengono inseriti in uno smielatore, in una centrifuga, da dove appunto esce il miele che successivamente verrà filtrato e messo nei maturatori per circa 20-30 giorni dove matura e poi invasettato. Cos'è il maturatore? È un deposito che poi, finito i 30 giorni o 20 che siano, sulla superficie del maturatore troviamo come una schiuma. Praticamente sono tutte le impurità e vari pezzetti di cera che sono rimasti, vengono in superficie, vengono a galla, che noi con un cucchiaio schiumiamo. Quindi viene tolta la schiuma e poi è invasettato. E la cera che occlude gli opercoli viene riutilizzata? Sì, viene riutilizzata, viene strizzata con un apposito torchio e da una parte esce il residuo di miele, dall'altra invece è appunto la cera strizzata che successivamente manderemo ad una ditta dove la lavorano e producono dei fogli nuovi che utilizzeremo per attaccare in altri telaini. Allora, i compiti delle api operaie, Sì. allora, la pulizia delle celle e riscaldamento delle covate, della covata, alimentazione delle larve adulte, alimentazione delle larve giovani, produzione della cera, costruzione dei favi e
personaggio guardia l'ingresso dell'alveare, visita dei fiori impollinazione, raccolta di polline, nettare, propoli e acqua.